Usi e potenzialità delle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla robotica, blockchain e criptovalute, ma anche strumenti innovativi di democrazia diretta, sono i temi al centro del convegno Insert Law to Continue, promosso dalla Federico II con il Comune. Questa mattina nell'aula Pessina dell'Università si è aperta con il saluto del sindaco Luigi De Magistris la prima delle due giornate dell'evento, che si tiene contemporaneamente anche nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore. Trasparenza, significa dematerializzazione, significa contrasto alla corruzione, significa tracciabilità, significa tanto. Criptomonete significa che è partito. Cioè, le criptomonete noi le stiamo utilizzando per la cedole libraria, le stiamo utilizzando per le prime attività commerciali sperimentali. Pizza Village, che si inaugura domani, avrà la prima cassa in criptomonete, in token, e quindi ci stiamo interrogando dal punto di vista giuridico e amministrativo come affrontare tante questioni. Ad esempio, che tu vuoi andare a conferire rifiuti in un'isola ecologica e ne puoi avere in cambio un token che poi utilizzi per acquistare prodotti nei negozi, nelle attività commerciali, produttive. Un'economia circolare che non è sostitutiva, non è una battaglia contro l'euro, è aggiuntiva e può avere molto rilievo con l'economia locale. Presenti per l'occasione un centinaio di relatori da tutta Italia che parteciperanno alle varie sessioni in programma con l'obiettivo di approfondire queste tematiche e rilanciare il Laboratorio Napoli a livello nazionale e non solo. È un convegno davvero di grandissimo pregio che mette insieme tra gli organizzatori il Comune di Napoli e l'Università Federico II, in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza, ma non solo. Un convegno ricchissimo di relazioni importanti, noi siamo assai orgogliosi. Napoli è la prima città d'Italia ad aver adottato già da molti mesi una delibera su blockchain e criptovalute. Siamo entrati già nell'applicazione concreta di questa delibera, che diffonderà sempre di più la sua azione propositiva e positiva in tutta la città per un'economia circolare importante, per la lotta alla corruzione, per la trasparenza. Quindi, insomma, anche in questo Napoli è fortemente innovativa.